Gentile lettore di Riviera 24, bentrovati e bentrovato ad Alessandro Piana. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Allora, Piana, è il giorno dopo rispetto alla chiusura delle urne, rispetto allo scrutinio per le elezioni regionali. Un successo suo personale, un successo anche del suo partito, anche in controtendenza rispetto ad altre zone della regione e dell'Italia. Come commenta? Esattamente così come l'ha detta lei, nel senso che è un Grazie. successo personale che mi sento di condividere con tutto il mio staff e con tutti gli amici che mi hanno dato una mano e mi hanno incentivato, incoraggiato in questa particolare campagna elettorale. Ed è anche un successo, devo dire, della Lega che ha tenuto in termini di voti, riconfermando le percentuali più pressappoco a livello provinciale di 5 anni fa. Questo è segno che sul territorio si è lavorato bene e che probabilmente tutto quello che abbiamo fatto è rimasto nella memoria dei cittadini che ci ha riconfermato la fiducia nelle urne, perché poi sostanzialmente i voti, se andiamo a vedere in termini numerico, sono gli stessi di 5 anni fa. Probabilmente è aumentata la percentuale di elettori che si è recata alle urne e questo probabilmente ci ha fatto retrocedere di un paio di punti rispetto al passato. Per il resto, il numero dei voti poi sostanzialmente è quello. Devo dire che poi c'è stata anche una grande affermazione del presidente Toti, quindi probabilmente il lavoro di squadra e le tante cose buone che sono state fatte in questi 5 anni, anche in questo caso hanno premiato. Piana, per la prima volta si è votato con la nuova legge elettorale, una nuova legge elettorale regionale di cui anche lei un pochino rivendica la paternità, avendola portata in consiglio mentre sedeva sulla poltrona di presidente. Ecco, come si è trovato con questa nuova legge? Mi sono trovato tutto sommato bene perché poi c'è stata anche l'opportunità di conoscere quelle che erano le nostre partner di cordata, in particolare la Mabel Riolfo che ha avuto un ottimo risultato, se non sbaglio è la più votata della Lega in Regione Liguria, quindi a lei va il mio complimento e mi ha fatto piacere fare bicicletta in molte situazioni con la Riolfo perché è veramente una persona preparata e degna di ricoprire anche, perché no, un incarico a livello regionale. Da esponente della Lega, come giudica adesso di Cambiamo e il risultato dei centristi, la lista Forza Italia che aveva fatto l'accordo con Polis di Claudio Scajola, il Liguria Popolare, che in qualche modo voleva fare da argine a quello che lo stesso Claudio Scajola ha definito i populismi, il sovranismo. Come giudica queste due performance all'interno della vostra coalizione? Ma io credo che un'area moderata ci sia già all'interno della Lega stessa, perché se oggi noi intercettiamo a livello nazionale un così ampio bacino di consensi, un così ampio numero di consensi, probabilmente è perché c'è anche un'ala moderata. Poi se andiamo a vedere poi le altre componenti moderate, la stessa Cambiamo di Toti, Presidente, è un'area tutto sommato che racchiude anche i centristi, quindi il voler rivendicare la paternità o la primogenitura di un elettorato moderato, sinceramente, è una cosa che lecita e comprensibile, ma che sostanzialmente non comprendo. Diamo uno sguardo al futuro. Per Alessandro Piana si profila una conferma alla presidenza del Consiglio regionale oppure le sue ambizioni sono diverse? Un pensierino a far parte della giunta l'ha fatto? Ma mi è stato chiesto anche in passato di far parte della giunta, poi diciamo così le dinamiche politiche mi hanno portato a diventare presidente del Consiglio, un'esperienza che è stata gratificante, che è stata costruttiva sotto l'aspetto politico e amministrativo perché mi ha permesso di conoscere quello che è il funzionamento della macchina appunto amministrativa di Regione Liguria, che è un'assemblea legislativa, quindi, e mi ha permesso anche di conoscere umanamente sia i dipendenti, funzionari, dirigenti e tutto il personale dello staff, quindi conservo dei ricordi lieti e altrettanto conservano le persone che ho incontrato, tant'è che mi hanno contattato anche al telefono dicendo se avevo intenzione di ricoprire di nuovo questa carica. Io ripeto, però sto a quelle che sono le indicazioni del partito, io mi sento pronto anche ad andare a ricoprire una carica nell'esecutivo, cosa che peraltro, maturando anche un'esperienza politica ormai di diversi anni, sarei anche in grado di fare. Però,
sta alle segreterie politiche decidere in merito, soprattutto anche in considerazione di una copertura territoriale di diversi fattori, diversi aspetti e di diverse, diciamo così, deleghe. Bene, grazie Piana di essere stato ospite dei nostri studi, grazie a voi per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Grazie ancora, buonasera.